Buongiorno a tutti. Questa settimana vorrei dedicarmi alla pulizia del sottoscala, che per me è la zona lavanderia, perché ci teniamo la lavatrice, i panni sporchi, qualche detersivo. E visto che ho la mattinata libera e tra l'altro uno spazio abbastanza piccolino, pensavo fare tutto oggi, così dovrei riuscire anche a pubblicare il video o domani o al limite mercoledì, per cui iniziamo subito. Nel mentre ha finito anche la lavatrice, per il lavaggio vuoto avevo impostato il ciclo da 30 minuti. Qui le cose praticamente sono rimaste invariate, per cui le mollettine, qualche prodotto per la pulizia, il rotolo, qui ci sono gli asciugamani che utilizziamo per il bagno piccolo e qua appunto le spazzole per le bambine, la crema che utilizzo quando finisco di fare le pulizie e qualche olio essenziale sempre per le pulizie, per cui questo al tea tree, questo alla menta piperita e questo alla lavanda. Qui cesto della biancheria sporca e qualche scorta, qui gli spruzzini, qui per la pulizia del bagno, qui ci sono i panni puliti e qui altre cose per la pulizia in generale.
Prima di salutarci, volevo specificare qualcosa perché magari dal video non si capisce. Allora, quel panno che ho messo nella parte interna della guaina era imbevuto di acqua calda con aceto. L'ho lasciato appunto agire mentre pulivo le altre parti della lavatrice e la lavatrice la pulisco semplicemente con acqua calda, aceto e con bicarbonato. E di solito per fare il lavaggio a vuoto mi piace anche usare l'aceto di mele, però in questo caso non l'ho usato perché non lo avevo in casa, per cui ho usato semplicemente l'aceto bianco. Spero che questo video vi sia piaciuto. Vi mando un bacione e vi aspetto alla prossima. Ciao!